Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Quest'oggi siamo qui per andare a fare un test del microfono in questione, che era il Samsung che abbiamo acquistato circa qualche settimana fa, e in più andremo anche a testare un nuovo articolo che abbiamo acquistato per la sezione live, ma soprattutto montaggio video. Infatti quest'oggi siamo qui per parlare della Behringer CMD DV1, un sistema multicontrollo MIDI per l'utilizzo di shortcut, praticamente di funzioni che si possono abilitare attraverso le impostazioni di molti programmi di montaggio video. In verità questa console è nata principalmente per un ambito di DJ, quindi di conseguenza la console in questione è stata costruita per un ambito di Virtual DJ piuttosto che altri programmi per la sezione musica. Quest'oggi però andremo a vedere un secondo il lato estetico, ma soprattutto com'è composta. Ce l'abbiamo qui davanti a noi, è una console che, come ho detto prima, funziona appunto per l'ambito musica, ma è molto compatibile anche con i sistemi di montaggio video. Infatti abilitando la funzione MIDI Control External per Sony Vegas o per Premiere MIDI Control ci permetterà appunto di utilizzare i tasti che abbiamo sulla nostra console come tasti di scelta rapida, quindi impostare play piuttosto che pause piuttosto che stop, però lo andremo a vedere tutto in un altro episodio. Quest'oggi appunto sarà una recensione su questa console. Innanzitutto questa console costa dai 129 euro fino a un minimo di 60 euro e si può trovare ancora su eBay e su Amazon, ancora in produzione. La console in questione è stata costruita principalmente in metallo e plastica, quindi anche abbastanza robusta per essere spostata e soprattutto utilizzata anche in ambiti esterni e interni. Oltre a questo, adesso direi di andarla a collegare e andare a vedere che l'illuminazione è di tipo LED. Infatti ha diversi tipi, abbiamo dalle luci a LED per i comandi della luce, nonché, cioè scusate, i comandi del volume, nonché LED sui tasti, ovviamente tutti preimpostabili come vedete con LED bicolore. Quindi questa è un secondo la sezione, non c'è molto a recensire, infatti il sistema DJ finisce direttamente qua, anche perché tra parentesi non è che c'è molto appunto da mostrare, ho mostrato un secondo al lato estetico e tutto. Prima di prima di farli cambiare completamente lavoro e da DJ passare a montaggio video, beh, che dire? Minghia, DJ, attacca sta musica, va!